Sì. Mi ha messo. Antimaule, lui. Sereno. Hai detto vinceremo questa battaglia. Assolutamente sì. Perché sei sicuro di vincere? Perché questo appello che è stato impugnato è vergognoso, ve lo dimostrerò oggi. È veramente, veramente vergognoso e oggi ve lo dimostrerò. È passato anche in macchina. La differenza sai qual è? Che prima non potevo camminare, arrivare e parlare. Ora posso parlare. E questo è un altro punto a favore in più. Ricordatevelo. Ma cosa dirà? Assolutamente sì. Ci può anticipare qualcosa? Senso. L'appello è assurdo, completamente assurdo, e in quell'appello firmato Procura della Repubblica ci sono scritte bugie e falsità che sono querelabili da parte anche del Tribunale. Quindi non ha paura, non è preoccupato? Mai paura, non ce l'ho mai. Fabrizio, ma stavi ripassando prima in macchina, ti abbiamo visto con i fogli. Studio perché ho imparato in questi anni di galera a difendermi da solo, conosco i processi a memoria, conosco il codice penale a memoria, sono preparatissimo e... Siamo super convinti di avere ragione, questo appello grida assolutamente vendetta. Ricordiamoci che in tutti i paesi europei, della comunità europea, è impossibile che la procura possa fare appello. Solo in Italia la procura può impugnare una sentenza di assoluzione perché c'è il principio di presunzione di innocenza dell'imputato. È un'altra di quelle regole che andrebbe cambiata, oltre l'interpretazione da parte di ogni singolo giudice, perché non è possibile che un giudice ti giudica per una cosa, un altro giudice ti giudica per un'altra. Il diritto all'impugnazione è un diritto che spetta all'imputato quando viene condannato, che può ricorrere in appello, ma non è che se un giudice scrive una sentenza blindata la procura può impugnare, perché se no vai avanti 30 anni. A me mi è successo 4 volte sul continuato, penso di essere l'unico in Italia che mi è stato dato 3 volte, 3 volte è stato impugnato, 3 volte ho dovuto rifare 3 processi. Penso che sia un po'? Ricordiamoci che questo sarà il mio 90° processo, cioè ho fatto più processi di Berlusconi, cioè dal 2006 che sono sotto processo. Per cosa? Nulla.